Bella regà, qua è Savis che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, aggiornamento settimanale assurdo. Perché assurdo? Perché sono uscite finalmente un pochettino di cose. Quindi ragazzi, ovviamente io stamattina non c'ero e quando io non ci sono fanno uscire tutte le cose. Mi sembra logico, vabbè, ma questi sono dettagli che voi non me ne frega niente. Allora ragazzi, da oggi in Freemode troveremo questi luoghi, tra virgolette, segreti, questi nascondigli per spacciatori, ragazzi. Ci comparirà in mappa un'iconcina, ragazzi. Noi entriamo all'interno e a questo punto uccidiamo la gente e andiamo a cercare il codice, ragazzi, per aprire la cassaforte. In questo caso, ragazzi, il codice era sulla lavagna nel post-it giallo. Di solito i codici sono sempre scritti nei post-it, ragazzi, quindi controllate sempre bene. A questo punto possiamo passare, raga, all'auto. È uscita anche una nuova auto su leggendari, la Tundra, ragazzi. Quindi, macchinina sembra carina, farò un unboxing della macchinina prossimamente, raga. 2 milioni e 170 di macchina, andiamo sui 2 milioni e mezzo con le modifiche sicuramente. Non so come si guida, la proverò in un prossimo video, ragazzi. Non ci sono altre macchine nuove, c'è qualcosa in sconto, ma non me ne frega niente. Quindi a questo punto possiamo, raga, passare alla chicca della giornata: il garage da 50 posti. Raga, il garage più assurdo di GTA 5, 2 milioni e 7 per 50 posti. Ed è anche carino, raga. Quella è la cosa fondamentale. Cioè, guardate che bomba. Io ora ci metto tipo la roba blu con l'interno quello scuro. È una figata, bellissimo. Soprattutto molto comodo perché, raga, ci sono determinate persone che non sapevano più dove cazzo infilarsi le macchine. Cioè, in effetti, dopo 10 anni di gioco e continuano a far uscire macchine, ci stava un garage del genere. Finalmente l'hanno messo, raga. Quindi entriamo subito, ragazzi, dentro il nuovo complesso. Che per entrare semplicemente andiamo sul pallino blu, come al solito, ci dà tutti i piani, raga, e ne scegliamo uno dove andare. Io ora ne prenderò una babbo, tanto sono tutti uguali. Una volta all'interno, il caricamento è un po' troppo lungo in effetti, ragazzi. Non capisco come mai, forse perché essendo 50 posti e sono 5 piani, il caricamento è un po' più lungo del normale. E quindi il garage è in questa maniera. Veramente carino, 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 ragazzi. Finalmente hanno tolto da là dentro l'officina, perché comunque sia, hanno riciclato, raga, l'appartamento dell'Eclipse Tower. Se guardate bene, hanno preso l'appartamento dell'Eclipse Tower, ci hanno cambiato un pochettino delle skin, tipo delle texture. Non è che hanno fatto così tanto di nuovo. Comunque sia, c'ha anche l'attico di lusso questo posto. Non ha senso avere l'attico di lusso in un posto del genere, però abbiamo l'attico di lusso, raga. Come vedete, i caricamenti sono eterni, sono assurdi. Questo qua è l'attico di lusso. Carino, sì, però boh, non lo so. A questo punto, raga, io mi dirigerei direttamente in questa posizione che, come potete vedere, raga, comparirà questo simbolino, ragazzi. Questo simbolino è un nuovo tizio che spawna in mappa in 3-4 punti differenti. Cercherò di portarvi le posizioni, ragazzi, come facciamo col Gunvan. E praticamente cosa serve? È veramente utile, devo dire. A me non me ne frega un cazzo, raga, perché come ben sapete io non gioco, non sto a vendere, non sto a fare scorte. Quindi non me ne frega niente di questo tizio. Ma come potete vedere, andando da questo tizio, ovviamente dovete avere tutti i vari, come cazzo si chiamano? Tutte le varie organizzazioni attive, ragazzi. Quelle per vendere l'erba, quella per vendere la coca, eccetera, eccetera. Non servirà più andare negli stabilimenti per vendere. Ciò cosa vuol dire? Andiamo da questo tizio, vendiamo direttamente a lui. Ciò cosa vuol dire? Che non dovremmo più andare in giro con i furgoni, con le cose, raga. Quindi andiamo a smaltire le merci in questa maniera. Veramente, veramente comodo per voi. Veramente, veramente veloce. Ragazzi, a che dire? Vi lascio con l'ultima
cazzatina le nuove gare, tra virgolette. Non sono gare cazzata, sono delle staffette, raga. Ve la ricordate da bambini quando correvamo, il nostro amico stava fermo col cazzillo in mano e noi poi ci dava il cazzillo e correvamo al posto suo. Ok, hanno messo questa attività. A questo punto che dire, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale e alla prossima. Spada bam. Ah, se vi interessa la mia vita privata, iscrivetevi anche su Instagram. Belle, raga. Alla prossima. Pa pa pa.